cerchiamo di capire allora come fare a trovare il paese più adatto alle nostre esigenze personali, perché esistono cinque tipi di tassazione nel mondo, cinque gruppi di paesi che tassano in maniera differente dalla tassazione personale. In questo momento stiamo parlando di tassazione personale, tassazione della persona fisica. Ok? O ciascuno di questi cinque gruppi di paesi applica delle politiche economiche, ma applica un principio di tassazione. Ognuno diverso dall'altro, io li ho raggruppati in diretta, e è importante capire il punto principale che il risparmio fiscale non è tutto. Quindi noi dobbiamo capire quali di questi cinque principi fa al caso nostro e poi dobbiamo incrociarla però anche con le esigenze personali. Che cosa stiamo cercando? Che cosa ci interessa? Qual è la qualità della vita che ci interessa? Ci interessa una giurisdizione di lingua inglese per tutta una serie di motivi anche personali perché fa bene al business. Allora guarderò sicuramente i paesi di lingua inglese e cercherò tendenzialmente di andare nei paesi con sistema non DOM, perché sono quelli che appunto applicano tutti i paesi di lingua inglese o comunque la maggior parte di loro applica il sistema di tassazione non DOM, che vedremo, che può essere estremamente vantaggioso. Oppure mi interessa spostarmi in un paese dove immediatamente la mia tassazione scende a zero perché sono come dire, ho disposizione di ingenti liquidità e voglio investirle nel mercato immobiliare che può servirmi per esempio a prendere una residenza, me ne vado a Monaco e lo vedremo tra poco. O ancora ho un business internazionale, un business che è estremamente liquido che mi permette di ottenere i miei ricavi senza l'impiego di dipendenti nel mondo, allora cercherò un paese con tassazione territoriale perché non avrò, come dire, problemi a guadagnare al di fuori dei confini del paese in cui mi trovo, evitando la determinazione di una stabile organizzazione perché non ho bisogno di dipendenti, non ho bisogno di magazzini. Ok, quindi questa cosa dobbiamo fare. Dobbiamo capire come è strutturato il nostro business, dobbiamo capire che cosa ci interessa a livello personale. Incrociando questi due fattori avremo un layout definitivo. Non esiste un paese che vada bene per tutti. E questo è il punto. E il risparmio fiscale non deve essere il vostro primo driver. Sicuramente è un driver importante, però se a me non piace la vita da centro commerciale, non me ne vado a vivere a Dubai. Se a me l'inglese mi fa schifo, non me ne vado a vivere in Inghilterra. Se sono abituato alla grande città, non me ne vado a vivere a Malta. Se mi interessa il Sud America, perché mi interessa parlarmi, mi interessa la cultura, per esempio spagnola, probabilmente me ne vado in Paraguay. Non me ne vado in Brasile, anche perché da un punto di vista fiscale è molto più attraente. Se sono un investitore, per esempio un trader, potrebbe essere di grande vantaggio un paese con sistema non DOM e non ho necessità di rimanere costantemente in quel paese perché mi piace viaggiare, probabilmente l'Irlanda o Cipro sono i paesi che fanno per me. Dopo questa introduzione passiamo ad esaminare uno per uno questi cinque gruppi di tassazione. I paesi che applicano ciascuno questi cinque principi differenti. Allora, i primi sono i paesi senza imposta diretta. Questa è una riclassificazione chiaramente personale che incrocia sia i principi di diritto tributario sia delle esigenze di ordine pratico. Ok? Quindi nei manuali di diritto tributario, per intenderci, non trovate questa suddivisione in cinque gruppi, ma ve la do io. Paesi senza imposta diretta sono quei paesi dove non c'è niente, non ci sono né tasse né contributi. Uno dei contro, evidentemente, è che solitamente il costo della vita è piuttosto elevato perché attraggono soprattutto la gente con tanto cash, con tanti soldi, che non vuole pagare un euro di tasse, giustamente, e si finanziano mediante tassazione indiretta, come i dazi all'importazione o le accise. Possono o non possono avere l'IVA. Per esempio, gli Emirati Arabi Uniti fino a un po' di tempo fa non ce l'avevano, adesso hanno introdotto un'aliquota generale IVA del 5%. Sono perfetti per gli imprenditori con società fisiche, cioè vanno bene se dovete settare una società all'interno di quel paese. Quindi, oltre a spostare la vostra residenza personale, volete anche costituire un'azienda all'interno di quella giurisdizione. Sono perfetti perché? Perché chiaramente non vi tassano e quindi. Come dire, ci sono delle agevolazioni anche sul costo del lavoro, evidentemente. Sono adatti solo per persone con reddito elevato,
elevato perché il costo della vita è altissimo o è medio alto. Lo vedete dall'esempio dei tre paesi per antonomasia che fanno parte di questo gruppo. Gli Emirati Arabi Uniti, dove evidentemente vivere a Dubai non costa poco, soprattutto costituire una società ha un costo fisso che va dai 12 ai 20 mila euro l'anno. È un costo fisso, vuol dire che non chi apre una società a Dubai, che è il modo poi per ottenere il visto anche a livello personale, quindi tu per ottenere il visto devi per forza aprire una società, non hai la necessità di risiedere a Dubai con su base continuativa. A Dubai gli basta che tu vai una volta ogni 6 mesi per rinnovare il visto, quindi non c'è, questo lo vedremo anche dopo, comunque non c'è un minimo di soggiorno necessario per essere considerato fiscalmente residente a Dubai. Qual è il contro, a parte il costo della vita? È evidente che se una società costa dai 12 ai 20 mila, ma anche di più, in realtà si arriva anche a 60-70 mila dollari a seconda delle zone, perché ci sono le società onshore, cioè costituite all'interno di Dubai, che io vi consiglio se dovete costituire una società fisica a Dubai, quindi costa di più, però vi dà un grande ritorno d'immagine, quindi a livello rappresentativo è importante, vi permette di assumere persone e vi dà la garanzia che vi aprano un conto corrente. Oggi non è così scontato, mentre nelle giurisdizioni, nelle free trade zone, quindi fuori da Dubai, potete arrivare a pagare un po' meno, cioè addirittura insomma si può arrivare fino ai 10-12 mila dollari. Non vi fidate di chi vi pratica degli onorari più bassi, perché molto spesso non vi aprono poi il conto corrente. Quindi fate molto attenzione, questa è una delle cose a cui dovete fare estremamente attenzione, perché tra gli altri contro, Dubai di recente è entrata nuovamente nella blacklist della Commissione europea dell'Ecofin. Questo che cosa vuol dire? Che potrebbero esserci delle problematiche commerciali a fare affari con l'Europa se si apre un'azienda a Dubai. La blacklist dell'Unione Europea è in costante aggiornamento, quindi potrebbe darsi il caso che domani Dubai decide di diventare collaborativa, perché la verità è che Dubai aveva promesso di adeguare i propri standard di scambio di informazioni automatiche, ha detto di sì e di fatto non l'ha fatto. Quindi oggi aprire un conto corrente a Dubai vi dà sì la garanzia che non venga scambiato con l'Unione Europea ad oggi, quindi da come un livello di privacy superiore, però ha tagliato gli Emirati Arabi Uniti fuori dai rapporti cordiali con l'Unione Europea. Questo potrebbe, non è stato ancora tradotto a livello di sanzioni, quindi non c'è una norma che ha tradotto in sanzione il fatto di essere nella blacklist europea, né per Dubai né per gli altri 7 paesi che oggi vi fanno parte, però come dire, è un elemento da prendere in considerazione alla luce della natura del business, perché evidentemente se dobbiamo fare affari commerciali, compravendiamo merci con l'Europa, allora dobbiamo fare attenzione. Se invece potrebbero esserci dei dazi anche piuttosto elevati o più elevati del solito. Se invece eroghiamo servizi, magari anche non solo sul mercato europeo, allora potrebbe essere un'ottima scelta. L'altro contro di Dubai qual è? È che il paese è blacklist, cioè ai sensi dell'articolo 2,2 bis del testo unico delle imposte sul reddito italiano, l'onere della prova in caso di accertamento da parte dell'Agenzia dell'Entrata grava su me, persona fisica, che mi sono trasferito a Dubai. È un problema? Sì, è un problema. Può essere un grosso problema, perché soprattutto per chi va a Dubai a prendersi il visto, aprire una società e poi non ci vive. Perché se mi fanno un accertamento, potresti avere un problema a spiegare che sei veramente a Dubai. Cioè, l'agenzia presume che tu sei fiscalmente residente, il fisco presume che tu sia ancora fiscalmente residente in Italia fino a prova contraria, ma la prova contraria gliela devi dare tu. Per cui se tu vai a Dubai e poi non raccogli nessuna delle prove necessarie per dimostrare che sei fiscalmente residente lì, poi dopo l'agenzia delle entrate ti presume fiscalmente residente in Italia e ti riporta a tassazione in Italia tutti i redditi che hai tassato, che hai non tassato, che hai prodotto mentre eri a Dubai, dal giorno in cui ti sei trasferito fino a quando ti arriva l'accertamento. Quindi fai molta attenzione, lo dico soprattutto, lo ripeto, a chi fa finta di andarci a vivere
o semplicemente si prende la residenza fiscale che è legittimo e però non ci vuole vivere, quindi poi si fa tutto l'anno in giro per il mondo e poi torna una volta ogni 6 mesi per rinnovare il visto. Quindi anche in caso in cui voglio applicare questa strategia che è perfettamente lecita, potresti avere un problema enorme. E questo è uno dei contri dei paesi senza imposizione diretta. Lo stesso problema ce l'abbiamo a Monaco. Monaco è anch'essa blacklist per le persone fisiche, quindi altro contro. Il secondo contro, evidentemente, vado a Monaco se ho un bel po' di soldi, perché Monaco mi permette di prendere la residenza se ho perlomeno mezzo milione di euro su un conto corrente. Tendenzialmente ti richiedono di investire in immobili. E con mezzo milione di euro nel Principato di Monaco non ti compri un beniamato nulla, quindi anche qui facciamo attenzione: è vero che vado a Monaco, è vero che non vengo tassato a livello personale, diverso è l'imposta sulle società, un minimo c'è un'imposta sui redditi prodotti all'interno del Principato di Monaco. Quindi, se devo fare impresa ci penso 2 volte, se sono uno sportivo ci vado, se sono molto ricco ci vado, altrimenti non la prendo in considerazione. Il terzo esempio è quello delle Bahamas, che tendenzialmente è la residenza che viene acquisita di più dai cittadini americani, ma anche qui chiaramente può essere estremamente expensive, estremamente caro ottenere la residenza fiscale, perché le Bahamas richiedono un investimento minimo sempre crescente di circa 300.000 euro, ma anche alle Bahamas ormai il mercato immobiliare è fuori da ogni controllo, e quindi 300.000 euro magari non vi comprate neanche un monolocale alle Bahamas, quindi facciamo attenzione. Quindi se abbiamo un grosso patrimonio da difendere, se abbiamo un grosso reddito, prendiamo in considerazione una di queste tre, o comunque i paesi senza imposizione diretta, altrimenti non fanno per noi.